Benissimo, ora che abbiamo testorizzato la trave, proviamo a testorizzare invece una cornice di una finestra che gli metteremo a fianco. Quindi in Object Mode, Shift-A, aggiungiamo cubo e questo cubo ce lo spostiamo, questo cubo lo estendiamo, facciamo diventare un pochino più grosso. Okay. E poi andiamo in Edit Mode, Tab, selezioniamo la faccia e usiamo la trave più o meno come guida, nel senso che lo facciamo più o meno spesso come la trave. Ok, e poi ce la portiamo un pochino più a destra. Object Mode, ce la portiamo al lato, quindi facciamo fondamentalmente a fianco di questa trave ci metteremo questa finestra, questa cornice. Abbiamo già visto come si fa, ma ripetiamo. Edit Mode, selezioniamo le due facce, una Shift, seconda faccia, cancelliamo le facce e poi procediamo a selezioniamo tutto, facciamo estrusione E, ok? E poi accettiamo l'estrusione, quindi tasto sinistro, e questa cosa che abbiamo estruso facciamo S, X, vedete che l'allunghiamo sulla X, più o meno nelle dimensioni, forse leggermente di meno, e poi S, Y. SZ per estruderla lungo. Ok, perfetto. Ora questa cosa qua la spostiamo ancora, la riallineiamo giusto così alla trave e proviamo adesso a texturizzare anche questo signore. Ok? Allora, la testurizzazione, quindi la vediamo di fronte, 1, orto, 1 tastierino numerico e orto. Andiamo in Edit Mode e qui cosa facciamo? Aggiungiamo alcuni edge loop, quindi Ctrl R, tasto sinistro e tasto destro, Ctrl R, tasto sinistro, tasto destro, Ctrl R, tasto sinistro e destro e Ctrl R, sinistra, destra. In questo modo abbiamo diviso esattamente a metà questo oggetto e per testurizzarlo dobbiamo fare sfrutteremo semplicemente la texture che avevamo già prima e gli facciamo una UV map. Allora, l'UV map dobbiamo farla fondamentalmente supponendo che ognuna di queste cose su una cosa che sto guardando. Ci conviene forse facciamo così. Prendiamo le facce interne, volevo allargarlo leggermente, quindi facce, prendiamo questo, 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 prendiamo tutte le facce interne. Ok, questo lo scaliamo lungo. Ecco, lo scaliamo in maniera perpendicolare all'asse Y, quindi per fare questo basta fare S Shift Y, ok? In questo modo possiamo, vedete, possiamo fare questo genere di scalatura. In realtà neanche questo volevo fare scalatura rispetto alla X, quindi SX. Ok, era solo per dargli un pochino più di fare delle asse più o meno più credibili qua. Ok, allora adesso dobbiamo selezionare tutte le assi che sono diciamo dritte, quindi queste, queste e anche quelle dietro, quindi facciamo che selezionarle. Quindi per selezionarle tutte possiamo anche fare B.
selezioniamo tutta questa parte di sinistra, H no, dobbiamo selezionare i punti, 1 e magari andiamo in Z così selezioniamo anche dietro, quindi B, ok, quindi vedete che abbiamo selezionato tutte le facce che sono quelle, sì, però ce ne ha selezionato qualcuno in più, quindi allora niente, facciamo che selezioniamo le facce direttamente. Quindi le facce che ci interessano sono Z, 1, 2, 3, 4 e poi 1, 2, 3, 4. Ecco, tutte queste facce qua hanno la caratteristica di poter essere estratte da una di queste assi. Quindi facciamo una U, quindi unwrap, e facciamo project from view. Ok, quindi questa cosa qui adesso facciamo un po' come abbiamo visto prima, nel senso che allineiamo, quindi abbiamo scelto questo asse, no? Quindi prendiamo questo, ce lo mettiamo al centro di quest'asse, SX, SY, ok, e poi facciamo la stessa cosa per questo, quindi G, SX, SY, e vedete che abbiamo più o meno lo stesso genere di lavoro che abbiamo fatto prima. Facciamo un mestiere simile anche per le altre facce che sono queste qua, queste due e quelle che stanno dietro. Anzi, se volessimo possiamo già vedere come è venuto, nel senso che facciamo rendered, perché non gli abbiamo detto, non abbiamo assegnato il materiale ancora. Quindi edit mode o anche object mode, questo lo assegniamo al materiale di prima e vedete che adesso c'è il nostro. Vedete che gli abbiamo fatto fondamentalmente. Ecco, vedete che questo qui c'ha il legno e c'è un legno simile a quello che abbiamo fatto prima. Ecco, se volessimo un pochino più di varianza, potremmo in realtà CTRL 1, parte che qui lampada, dove è la lampada? Che lampada, non l'abbiamo messa, cioè, no, la lampada è proprio lì. Ah, ok, quindi facciamo la lampada sun che ci illumina un pochino meglio questa roba. Ok, cerchiamo di fare in modo tale che la lampada ci illumina un pochino, per dire, da qua. Ok, e quindi se andiamo in rendered lo vediamo un pochino meglio. Dicevo prima, se volessimo dargli un po' più di variabilità, nel senso non usiamo lo stesso legno, possiamo dare il materiale questo, selezioniamo il nostro oggetto, vedete che abbiamo scelto questa, però possiamo selezionarli di nuovo tutte e poi magari usare un'altra tavola, questa, ok. E quindi a questo punto vedete che abbiamo, avendo scelto una tavola leggermente diversa, è fratello dell'altro, ma non è proprio uguale. Anzi, se proprio vogliamo fare i fini, potremmo prendere L, anzi no, potremmo prendere soltanto alcune di queste cose e spostarle in alto in modo tale da non avere proprio la simmetria. Comunque lì potete giocarci voi. Ora vediamo come fare le altre cose. Quindi
quindi prendiamo questo punto, CTRL 3, CTRL 1, prendiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, CTRL 1, e poi facciamo l'unwrap di questo. Ecco, vedete che se facessimo un unwrap così verrebbe rovescio, quindi dobbiamo ruotare tutto, quindi facciamo R90, anzi facciamo qua, R90, quindi vedete che abbiamo ruotato, e poi facciamo lo stesso giochino che abbiamo fatto prima, quindi prendiamo A, B, questo, G, mettiamo sempre lì, SX, SY, magari lo muoviamo GY un pochino più in alto, e poi prendiamo anche questo, G, lo mettiamo qua, SX, SY, ok, GY, lo muoviamo più o meno così. Ok, come vedete abbiamo a questo punto texturizzato tutte le parti di questo tipo, ma sono rimaste in sintesi non texturizzate. Andiamo a rendered. Vediamo che quello è a posto. Qui però manca un po' di texture. Vedete che qui è solo marroncino per riflessi, ma non c'è la texture. Quindi a questo punto dobbiamo andare anche nelle facce che non abbiamo texturizzato. Quindi andiamo in edit mode, prendiamo tutte queste facce, questa. Quindi prendiamo tutte le facce che sono più o meno parallele. Adesso poi a seconda di quanto tempo avete cercate di farlo così. Ok, a questo punto per fare l'unwrap facciamo la vista dall'alto, come vedete vengono tutte così. Facciamo l'unwrap project from view, perfetto, selezioniamo tutto, vedete che dobbiamo ruotarlo e poi ce lo spostiamo qui, SX, vedete che poi alla fine il procedimento è sempre SY, sempre più o meno simile, e così abbiamo fatto tutte le parti. Poi, quando mancano ancora queste parti qua, facciamo anche queste, sempre con una tecnica simile. Tac, 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 tac. E a questo punto dobbiamo però guardarlo da 3, ok? Da 3 facciamo di nuovo unwrap project. Poi A, G. Usiamo sempre questa, SX, SY, ok, e qui abbiamo fatto quindi la texturizzazione completa di questa finestra. Quindi come vedete il legno è diverso dall'altro, e non abbiamo usato un'altra texture, abbiamo semplicemente usato un pezzo, pezzi diversi della texture. Qui volendo potremmo assegnare la nostra UV grid, ok, e verificare se siamo più o meno tutti allineati. C'è qualche piccola, vedete che laggiù non sono proprio quadrati, ma insomma basta che non siano eccessivamente stiracchiati, e direi che a questo punto abbiamo finito anche la texturizzazione. Rimettiamola, la texturizzazione della nostra cornice. Per vederla magari meglio possiamo metterci uno sfondo
un HDR. Allora, per mettere gli HDR, abbiamo già visto forse che basta andare qui nel mondo. Attenzione a non confondere questo con questo. È il primo tondo. Usiamo i nodi, background, va bene. Ci mettiamo un environment texture e l'environment texture ci mettiamo l'HDR, questa che ho messo anche sul sito. L'HDR, una volta che è montata, per vederla bisogna essere non in orto, altrimenti non si vede. Quindi facciamo 5 User Perspective, ecco, quindi bisogna essere in prospettiva e poi andiamo in Rendered e vedete che abbiamo la nostra finestra, eccetera, messa sullo sfondo. Il nostro background possiamo renderlo anche un pochino più luminoso, 4. E così abbiamo praticamente un'idea e possiamo farci anche il renderer F12, che ovviamente userà la camera dove l'avevamo lasciata, quindi verrà una schifezza. Però ci dà un'idea di come verrebbe questo il legno che abbiamo generato. E credo che questo sia tutto per questo spezzone di texturizzazione.